Ok, diciamo che quest'anno sul main stage di Sherwood ci saranno poche band emergenti, quindi per noi è veramente un onore essere fra queste poche band che suoneranno su questo palco. E siamo a livello di emergenza a un buon livello, all'inizio, cioè stiamo sul serio emergendo da quest'anno, secondo me. Poi non so cosa dice il mondo. Sicuramente uno dei concerti da sogno che tutti gli artisti, tutti i musicisti vorrebbero fare. Noi siamo veramente felici di essere qua oggi, siamo molto emozionati e speriamo di essere all'altezza. Se una persona scrive Gremlines su internet, su Google, ci trova, e trovare dei buoni contenuti, avere una buona pagina Facebook, avere un buon sito internet, avere degli articoli scritti, dei video all'attivo, sicuramente ti dà la possibilità, nel momento in cui qualcuno va a cercare il tuo nome o comunque nel momento in cui qualcuno si interfaccia con noi, avere una buona immagine. E secondo me l'immagine che si dà sui social è importante, però non deve diventare la cosa fondamentale, che deve essere comunque la musica e i concerti e il rapporto con il pubblico sul palco, l'energia che si crea dalle situazioni concrete. Comunque al mondo sicuramente ai nostri tempi i social sono diventati fondamentali, e quindi anche noi da quest'anno abbiamo cominciato a farci un lavoro serio e ci facciamo anche aiutare in questa cosa, insomma. Quindi penso che tutti i gruppi puntino anche molto su questo in questo momento, ed è giusto farlo. Credo che sia stata anche quella un'altra delle grandi emozioni di quest'anno. Abbiamo insieme ad altri 6 gruppi al tempo cercato di creare questo collettivo col fine di organizzare concerti e di dare una nuova linfa vitale alla musica underground a Padova. Siamo arrivati ad avere la piazza Gasparotto piena di persone. È stato anche solo questa un'emozione enorme. Poi la serata è stata stupenda, abbiamo suonato insieme agli Spleen, che purtroppo adesso non esistono più, e a Vox Delitto, che tuttora spaccano di brutto all'interno dei Sotterranei. E abbiamo avuto l'onore di chiudere quella serata, è stato stupendo vedere quella gente. Una cosa fantastica è stata il fatto che c'era così tanta gente all'interno del locale che la condensa che si formava sul soffitto ha cominciato a far cadere pioggia sulle persone che stavano davanti al palco. È stata veramente una bella serata. Da 3 metri sottoterra a tornare a 3 metri sopra il cielo. Sì, 3 metri sopra il cielo, ci siamo arrivati con molta fatica. Il passaggio è stato faticoso ma abbastanza veloce, molto più veloce di quello che ci si potrebbe aspettare effettivamente. Complice è stato sicuramente l'apertura mentale dei ragazzi di Sherwood, che tirano su ogni anno un festival veramente fantastico e hanno la capacità di guardarsi intorno e di non chiudersi in quello che può essere il mondo mainstream della musica, e quindi cercando di chiamare artisti che sono per forza iperconosciuti, ma hanno la capacità anche di guardarsi intorno e guardare e scoprire le realtà locali che funzionano e dare spazio, talmente tanto spazio da portare dei gruppi anche sul main stage di Sherwood, che è una cosa veramente meravigliosa, e per cui noi li ringraziamo molto e non c'è altro che, cioè non possiamo dire nient'altro che questo, grazie, nel senso, loro hanno visto qualcosa di buono nel nostro progetto, ci hanno creduto e ci hanno dato uno spazio veramente molto importante. Allora, Coyote, il nostro secondo EP. Diciamo che non è stato facile, non è stato un lavoro veloce produrre questo EP, che contiene solamente 4 canzoni, ma è stato importante dedicargli il tempo necessario per portarlo arrivare fino alla fine sicuri di quello che abbiamo prodotto. Diciamo che abbiamo iniziato le registrazioni a maggio-giugno dell'anno scorso. Abbiamo fatto un lungo lavoro di missaggio per cercare di ottenere il suono a cui abbiamo pensato prima di iniziare le registrazioni. Migliorato anche il nostro modo di approcciarci alle canzoni stesse, soprattutto per quanto riguarda la voce e il live. Abbiamo cambiato anche un po' il modo di suonarle. Dopodiché è stato fatto un lavoro abbastanza certosino nell'aspetto estetico del progetto. Abbiamo voluto dare un'immagine diciamo professionale all'album, cercando di curare le grafiche dell'EP, curare le grafiche della band,
curare l'immagine della band fino in fondo, in modo tale da poter mostrare un prodotto completo al 100%. La ciliegina sulla torta è stata Go Down Records, che non solo dà più spessore al disco, ma ci permette anche di raggiungere canali che sarebbero stati irraggiungibili per noi. Sicuramente siamo riusciti a ottenere i maggiori successi quest'anno, senza ombra di dubbio. Abbiamo fatto poche cose, ma fatte molto bene.